Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo piovoso venerdì, questo inizio di fine settimana che non ha niente a che vedere con il finale di aprile, sembra invece di essere tornati indietro a ottobre, novembre. Scusate per questa digressione a livello di meteo, però stasera c'ho anche una partita, pensare di andare a giocare nel fango, vabbè, lasciamo stare. Vi racconterò com'è andata alla fine questa partita. Chi ieri era in live su Twitch insieme a me era consapevole del fatto che oggi ci sarebbe dovuto essere un altro video, un altro contenuto che abbiamo iniziato a preparare ieri tutti insieme. Questo video non ci sarà oggi, lo proiettiamo più avanti, lo utilizziamo più avanti, non è un problema, tanto quelle cose che ci siamo detti ieri rimangono valide, tutte a tema Juventus sulla fase di finalizzazione, però ci sono state delle informazioni durante la serata, durante la nottata, che andavano per forza di cose riportate perché si sta iniziando a delineare la Juventus del futuro. È ovvio che in questo periodo, dato che dicevamo siamo a fine aprile, la Juventus stia lavorando per creare la squadra dell'anno prossimo. A prescindere da tutte le situazioni che possono venirsi a creare interne, dal dirigente al presidente all'allenatore, tutto quello che potrebbe crearsi lasciando da parte, è ovvio che l'atto sportivo, quindi i calciatori, la Juventus qualcosa dovrà iniziare a fare. E quindi ci diamo appuntamento. E poi per la Juventus ancora più del futuro, l'appuntamento è oggi alle 14, si gioca la semifinale di Youth League, quindi la Champions League dei giovani, Benfica contro Juventus Under 19, dove saranno presumibilmente titolari Soule, Miretti e De Winter, quindi un'occasione importante per vedere all'opera tre dei giocatori che sono stati anche utilizzati da Allegri con la prima squadra e oggi vanno a giocarsi un appuntamento storico, perché darsi a giocare poi eventualmente una finale di Champions, che è vero che non è la Champions vera e propria, ma la Champions dei ragazzi, quindi dei futuri campioni, quelli del domani, non è per niente male. Quindi mi piacerebbe fare anche una sorta di post partita, una roba del genere. Quindi cerchiamo di capire come posso incastrare tutto. Ci vediamo anche nel pomeriggio per questa cosa qua. Invece iniziamo a parlare della prima squadra perché ci sono 3-4 notizie succulente. Partono quasi tutte da Sky. La prima riguarda Giorgio Chiellini, dove è stato comunicato anche dall'emittente satellitare che probabilmente queste saranno le ultime settimane di Giorgio Chiellini alla Juventus. Giorgio, quante volte l'abbiamo detto nei video qui, non si può più considerare un giocatore importante per la prima squadra, purtroppo, ma per una questione di tempo, quindi legata alla carta d'identità, è una questione di forma fisica, perché quando Giorgio Chiellini sta bene, ragazzi, è ancora uno dei più forti, è ancora uno di quelli che dovresti far giocare sempre. Il problema è che non è sempre così. Spesso e volentieri magari ti fa un paio di partite fatte bene, poi quella dopo c'ha 10 minuti e si fa male, o quella dopo deve essere sostituito, o quella dopo non c'è proprio. È difficile perché purtroppo il fisico di un calciatore è arrivato a una certa soglia, a una certa età, non può più reggere certi ritmi, certi livelli, e quindi il futuro di Giorgio Chiellini sembra essere in MLS, dove il ritmo è differente, dove il calcio è differente, tutta un'altra cosa, e Giorgio Chiellini in MLS penso che possa fare una grande differenza, a patto che poi il fisico lo regga. Quindi dovrebbero essere le ultime settimane, dovrebbe essere un doppio addio per quanto riguarda i capitani della Juventus, quindi il capitano ufficiale Giorgio Chiellini e il vice capitano Paolo Dybala dovrebbero salutare entrambi la Juventus. Vediamo se questa cosa sarà confermata, mi aspetto comunque un comunicato da qui a breve, perché rimangono soltanto due partite in casa per la Juve da giocare, quella col Venezia e quella con la Lazio, e quindi Giorgio vorrà sentire il calore e il saluto della sua gente. Vediamo se sarà così. È un altro che dovrebbe lasciare la Juve, che non c'entra niente con la fascia di capitano, ma è uno degli ultimi giocatori, il penultimo giocatore a aver segnato un gol ufficiale con la maglia Juventus, è Federico Bernardeschi, che a quanto pare c'è la pietra tombale definitiva, non verrà rinnovato il contratto, al di là di quello che è stato il gol di ieri. Io ieri mi sono esposto, ve l'ho detto ragazzi, per me rinnovare dei contratti a basso costo, quindi un paio di milioni di euro su alcuni giocatori che non sono titolari, per me ci sta. Poi che venga rinnovato da fare riserva, che non venga rinnovato e basta perché ci sono altri piani, non mi interessa. Questa cosa potrebbe andare in una certa direzione, non è che sono qui a strapparmi i capelli perché Bernardeschi non viene rinnovato a ribasso, come ieri vi ho detto, è un'opportunità che ci stava, come ci sta anche non rinnovare Bernardeschi. Ragazzi, purtroppo io avevo tanta fiducia all'epoca in Federico Bernardeschi, un giocatore, un profilo che mi piaceva tantissimo dai tempi della Fiorentina, ero contentissimo quando l'abbiamo acquistato, non avrei mai immaginato in questa parabola discendente arrivare alla fine dei 5 anni di contratto con la Juventus da giocatore, non dico anonimo, ma quasi un giocatore che purtroppo
non è stato in grado di raccogliere tutto quello che poteva dare, perché insomma, Bernardeschi di base ha delle ottime caratteristiche. Bernardeschi forse è frenato un po' dal punto di vista psicologico, gli manca quel qualcosa in più per essere davvero determinante nella Juventus, perché probabilmente Bernardeschi in una qualsiasi altra squadra di Serie A, magari non di primissimo livello ad oggi perché deve rilanciarsi, ma squadre tipo Roma, Lazio, la stessa Fiorentina, Bernardeschi potrebbe fare molto 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 bene, ma questa è la mia idea, è la mia concezione. Bernardeschi quindi non dovrebbe essere un giocatore della Juve l'anno prossimo, e quindi diventa importante eventualmente monitorare con attenzione l'opzione Sule proprio oggi, che potrebbe essere lui il nuovo, passatemi il termine, no, non lo voglio dire, la nuova riserva, sto dicendo nuovo Bernardeschi, avrei scatenato il caos, no, la nuova riserva, con obiettivo di creare un giocatore che pian piano inizia a mettere minuti nelle gambe, nella sua consapevolezza, per diventare poi un titolare eventualmente della Juve del domani. Però nell'immediato, dato che esce Dybala, esce Bernardeschi, la Juve deve fare qualcosa nel reparto offensivo, e Gianluca Di Marzio dice: ho avuto due conferme di due contatti che ci sono stati effettivamente tra la Juventus e i procuratori di due calciatori in particolari. Perché l'obiettivo della Juve, secondo Sky, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe quello di giocare con un 4-3-3 l'anno prossimo. Noi abbiamo già sviscerato queste possibilità, io vi dico 4-3-3 secondo me è possibile, ma, quindi comunque vediamo, ma la Juventus avrebbe comunque cercato la possibilità. E uno dei nomi in questione che è stato visionato è quello di David Neres, 25enne, ala dello Shakhtar Donetsk, ex Ajax, e come ben sapete per via della guerra tra Russia e Ucraina, lo Shakhtar avrebbe la possibilità di liberare a pochissimo i calciatori da qui al termine della stagione. Addirittura si mormora, non è confermato, ma che David Neres stesso avesse fatto inserire all'epoca del trasferimento una clausola che in caso di cause di forza maggiore, come per esempio può essere questo conflitto bellico, allora si sarebbe potuto addirittura svincolare. E molti club in questo momento stanno dando un occhio di riguardo a quella situazione lì, perché si rischia di fare dei veri e propri affari, che è un po' quello che dovrebbe essere col Chelsea, perché dato che Abramovic, oligarca russo, patron del Chelsea, ha avuto delle sanzioni, i giocatori del Chelsea potrebbero addirittura lasciare a poco. Infatti il nome di Jorginho era legato a questa situazione. Purtroppo dobbiamo fare un mix di cose che stanno accadendo nel mondo e di calcio, a me non piace mai, però è ovvio che sono cose che si intersecano, e quindi David Neres potrebbe essere uno dei nomi per la Juventus, un profilo giovane. Dall'altra parte invece c'è un profilo un po' più anzianotto, un po', però di grandissima qualità. Io sono storicamente innamorato di questo calciatore, che è Angel Di Maria. E lo so, e qualcuno dirà: ma come, è vecchio, è vecchissimo, è super stravecchio. E avete ragione, perché è così. Però l'idea è questa: una o due stagioni al massimo, quindi potrebbe essere un contratto di un anno con opzione per il secondo, perché Di Maria vorrebbe terminare la carriera in Argentina. Ora, facciamo un passo indietro. Calciatore argentino che ha vinto tanto in carriera, tra cui la Champions, che è stato un campione affermato e riconosciuto da tutti nel suo percorso, in là con gli anni, che verrebbe alla Juve per un paio di stagioni per poi tornare in Argentina a concludere la carriera, chi vi ricorda? Perché a me viene in mente Carlitos Tevez. Andrebbe a ricalcare esattamente quello che è stato il percorso di Tevez. Io mi ricordo che quando arrivò Tevez, no perché è vecchio, è un carattere così, quando arrivò Pirlo, no perché è vecchio. Ecco, Di Maria si inserisce perfettamente all'interno di quel contesto lì, giocatori sì, con una certa età, ma che giocatori! Ed è ovvio che la Juventus, se vuole tappare quel buco lì per un paio di stagioni, perché sta cercando un profilo che può giocare largo a destra in un tridente con Vlahovic e Chiesa, eventualmente Vlahovic, Chiesa, Di Maria, signori, me lo sogno già tutte le notti, probabilmente sarebbe qualcosa di clamoroso, di eclatante. Allora ci sta, aggiunge Di Marzio, potrebbe essere un'occasione per fare da chioccia allo stesso Soule di cui parlavamo prima, perché intanto sono connazionali, si conoscono già, perché Soule è stato convocato dall'Argentina per fare qualche allenamento, poi non è mai nemmeno andato in panchina, però nell'idea del CT dell'Argentina c'era quella di convocare Soule anche per togliere l'eventualità che venisse poi convocato da altre nazionali come quella italiana. Conosce già El Fideo Di Maria, e quindi potrebbero avere questa sorta di legame padre-figlio per poi
nella seconda annata, iniziare eventualmente a giocarsi davvero il posto da titolare, finché poi Di Maria non farà come Chiellini, che a un certo punto dirà va bene, vado a giocare un campionato minore, quindi torno in patria, concludo la carriera nell'Argentina. Sarebbe un bellissimo collegamento, mi farebbe un sacco piacere. Poi quest'anno Di Maria non ha giocato tantissimo, qua vi metto anche le statistiche della stagione di Di Maria. C'è da dire, per difendere un attimo il suo rendimento, che davanti nel PSG, diciamo che c'è un certo tridente formato da Neymar a sinistra, Messi a destra, Mbappé al centro, è un po' complicato trovare un posto da giocare lì. E comunque mi pare che le sue partite le abbia fatte nonostante questo ben di Dio del PSG. Quindi sì, non ha giocato tantissimo, non è nemmeno magari per via di infortuni, è perché là davanti loro sono messi decisamente bene. Poi è ovvio che a una certa età gli infortuni, ragazzi, sono più frequenti. Io stasera, come vi dicevo, vado a giocare nel fango, c'ho un male agli adduttori da 10 giorni, che è una roba impressionante, e ne devo ancora fare 30. Però ci stiamo avvicinando a quel numerino magico che a un certo punto il fisico fa un po' più fatica a fare tutto. E vabbè, capisco, purtroppo. Ragazzi, cosa vi devo dire? Appuntamento oggi con i ragazzi dell'Under 19, che beati loro, hanno ancora una decade prima di iniziare a avere questi fastidini. E noi, bah, niente, fatemi sapere se siete contenti dell'addio di Chiellini, se siete favorevoli a questa cosa, se siete contenti, favorevoli al rinnovo di Bernardeschi, se vi piace David Neres, se vi piacerebbe Di Maria. E poi ovviamente la Juventus andrebbe a fare un colpo magari a centrocampo, come vi ho già detto tante volte, non dobbiamo immaginarci le redde di Dybala come un 10 puro, magari immaginiamocelo come Di Maria, o addirittura, se vogliamo, Di Maria immaginiamocelo come alternativa a Bernardeschi, non rinnovo a Bernardeschi, prendiamo Di Maria. E poi a centrocampo ci sarà eventualmente un investimento, che ne so, Milinkovic-Savic, iniziamo a crearcela, no? La retroguardia, Locatelli, Milinkovic-Savic a sinistra, Zaccaria a destra, Chiesa a sinistra, Di Maria a destra, Vlahovic. Firmate? Madonna, che squadra sarebbe!